Mi pare che sia stata una giornata particolarmente importante per commemorare purtroppo una vittima che viene da questa terra, caduta anch'essa nelle foibe nel nord Italia. La partecipazione che c'è stata a questo evento secondo me è un segnale molto importante e sono rimasto particolarmente colpito del coinvolgimento e della preparazione dei ragazzi di questa provincia, ai quali ritengo di fare ancora una volta tanti complimenti con gli auguri per il loro futuro. Si ricordano le vittime dei massacri delle foibe e tra questi un nostro concittadino, Francesco Virgadamo, che appunto si trovava nella città di Trieste e il 1° maggio del 1945, insieme ad altri, lui è stato rapito e di lui non si è più saputo niente. Quindi questo è un giorno in cui ricordiamo tutte le vittime, questa vittima, ma mi auguro che questo sia un giorno anche per riflettere, per fare riflettere le nuove generazioni su quanto è importante il sacrificio dei nostri padri della patria e su quanto è importante invece lavorare per costruire la pace nel futuro. Una testimonianza, un ricordo? No, non abbiamo nessun ricordo perché era troppo. Non era nata ancora quando. Dico, fa piacere ricevere oggi una. Ricordava sempre di questo mio zio, perché è andato pure in guerra, mio papà è venuto e non abbiamo più notizie di lui. E un ricordo era che mio padre, per poter sfamare la famiglia e un figlio appena nato, ogni mattina, presto, prima dell'alba, lasciava Rovigno e faceva circa 10 chilometri fra andata e ritorno per andare da un pastore amico per prendere un litro di latte. Un giorno di questo fu fermato da una pattuglia tedesca e gli disse che era un partigiano e quindi doveva essere fucilato. Mio padre si salvò sia per la cultura che per la natura. La cultura perché parlava correttamente anche il tedesco e spiegò che non era avvezzo a portare il fucile perché non aveva calli nelle mani. La natura perché fin dalla nascita, a causa di un parto difficile, aveva il braccio destro più corto e più piccolo di quello sinistro e per tal motivo era stato riformato dal servizio militare. Comunque mio padre, malgrado questo, continuò imperterrito ad andare a prendere il latte a 10 km di strada dall'abitazione. La sua scuola, grande protagonista di questo evento nel giorno del ricordo. La mia scuola, assieme ad altre che hanno avuto l'onore e il piacere di essere coinvolte nell'organizzazione di questa giornata del ricordo, alla quale abbiamo aderito con convinzione e con entusiasmo, ritenendo che al di là delle occasioni celebrative, prendere lo spunto da momenti istituzionali importanti come questo possa servire dare lo spunto, lo stimolo per poter approfondire la conoscenza della storia, perché ci sono appunto c'è la grande lezione della storia che non va dimenticata e se noi coltiviamo la memoria è proprio perché ci si augura e si auspica che nel presente e nel futuro non debbano mai più verificarsi eventi tragici come quello che oggi abbiamo ricordato.